Ci eravamo lasciati 6 giorni fa in un certo modo, ci ritroviamo adesso con rinnovata speranza e rinnovata carica. No, beh, ecco, la carica l'avremmo avuto alla stessa maniera secondo me, perché dobbiamo fare ancora queste 4 partite al massimo delle nostre possibilità. Abbiamo ancora addirittura la possibilità appunto di giocarci la promozione in B. Questo deve essere uno stimolo ulteriore, ma a parte quello noi avremo affrontato queste 4 partite al massimo lo stesso. Che settimana è stata, come l'ha vista la squadra, moralmente e fisicamente? No, non è fisicamente, siamo molto bene moralmente e ovviamente i primi giorni sono stati un po' più duri perché nessuno così si aspettava la sconfitta interna come il Monza, però insomma, tutti i giorni la squadra si è ripetuta molto bene. Domani dal punto di vista mentale sicuramente sarà una partita ottima, non ho dubbio di quello. Ecco, una Ferrari solo che rispetto all'Alessandria può avere meno motivazioni visto che ormai l'obiettivo salvezza è centrato. Cosa ne pensa? Sì, ma nessuno ovviamente il regno della gamba quando gioca, quando gioca contro l'Alessandria, ovviamente tutti hanno grandi stimoli. E perciò ci aspetta una partita molto complicata, però vabbè, meglio così. Se dobbiamo raggiungere un grande traguardo, dobbiamo superare grandi ostacoli, la Peralta sicuramente lo sarà, perché è una buonissima squadra. Mi aspetto, ripeto, la partita non semplice per noi, ma abbiamo un grande desiderio di fare punti. Quindi Taddei nei 18 e Terigi anche? Sì, ma tutti convocati, tranne Sirvi che è squalificato, e Nicolau che la settimana prossima credo potrà rientrare nel gruppo. Senta, quanto potrebbe influenzare l'assenza di Pinardi, sempre negli avversari, squalificato? Sì, un grande giocatore. Però alla fine credo che quando mancano 4 partite a termine, e più che il giocatore singolo conti la compattezza del gruppo e la voglia di fare il risultato, secondo me noi ce l'abbiamo alla grande. Mi auguro la terapia anche un po' meno di noi, però Pinardi è un giocatore molto forte. Il destino che non giochi con noi. Sì, è un giocatore grande, però ripeto, avrà sicuramente come il modo di sostituirlo. Al di là dei rimpianti che ogni singola squadra può avere per determinati punti persi, è un bel campionato, è un campionato regolare perché anche chi non ha molte motivazioni avrà sempre giocato al massimo, quindi è stato meglio. Sì. Credo che sia giusto così, nel senso che tutti devono giocare fino alla fine, perché è giusto che vinca la squadra migliore, che si salvi la squadra migliore, che faccia arrivare la squadra migliore, che arriva nella classifica la squadra che non merita di più. Per far questo, che avvenga questo, tutti devono giocare al massimo e sembra che lo stiano facendo tutto il quadro. Così. Il fatto assodato che arrivando a playoff sarà un campionato da 10, no, è diverso arrivarci magari rincorrendo o arrivarci perdendo tra virgolette un'ipotetica prima posizione, nel senso del giudizio globale della stagione. La domanda che mi dovrò fare tra un mese, adesso faccio fatica, perché secondo me è vero che stiamo facendo un grande campionato, però allo stesso tempo adesso siamo andati in discoteca.